Buongiorno a tutti, grazie per partecipare a questo webinar sulla sicurezza su S400. Questo è in realtà il secondo webinar di una serie di webinar che faremo nel corso di quest'anno e oggi ci concentriamo sui data breach, quindi sugli accessi non desiderati ovviamente ai dati della S400, quindi in italiano si può tradurre, diciamo, come fuga di dati, no? Io sono Jenko Gaviglia e sono direttore commerciale di Health Systems e mi occupo da anni, diciamo da vari anni, che lavoro prima in Tango 04, poi l'anno scorso Tango 04 è stato acquisito da Health Systems e oggi, diciamo, ci occupiamo sull'Italia di promuovere tutti i prodotti di Health Systems e soprattutto i prodotti in cui ci concentreremo oggi, l'area di soluzioni in cui ci concentreremo oggi, che è la parte di sicurezza specifica su S400. Poi Health Systems ha tanti altri prodotti, non solo per S400, quindi di automazione di processi, robotic process automation, managed file transfer, monitoring e così via, ma oggi in queste sessioni di webinar ci concentreremo sulla parte sicurezza a S400. Questo webinar, così come gli altri focalizzati sulla parte di sicurezza S400, sono organizzati in collaborazione con i nostri partner in Italia, VSS e Soluzioni DP. E io sto dando questo webinar perché sono italiano, anche se ormai già con accento spagnolo dopo 18 anni di aver vissuto a Barcellona. E comunque, diciamo, io sto dando questo webinar, ma il materiale è organizzato da Robin Tatham, che è il nostro Global Director di Security Technologies, che è un po' la persona, un po' l'evangelista, diciamo, in Health Systems per quanto riguarda tutte le soluzioni di sicurezza. Quindi vedete che le informazioni fornite in questo webinar sono state generate da lui e vedete che poi se andate nella web di Health Systems vedete una quantità incredibile di contenuti sulla sicurezza in generale e sulla sicurezza in S400 in particolare. Allora, iniziamo questo webinar con definire cos'è un data breach. Sostanzialmente nella Wikipedia un data breach è definito come un incident di sicurezza in cui delle informazioni sensibili, protette o confidenziali sono copiate, trasmesse, visualizzate, rubate o comunque utilizzate da individui non autorizzati. Nell'International Standard Organization la definizione è molto simile ed è importante focalizzarci su alcuni punti di questa definizione. Cioè, un data breach è quando c'è un accesso alle informazioni non autorizzato, accidentale o illegale. Quindi in tutti questi tre casi stiamo parlando di data breach, quindi anche accidentale, quindi non sempre, poi lo vedremo nelle statistiche che vi condividerò con voi, vedremo che in realtà la maggioranza di data breach sono accidentali, quindi non sono in cattiva fede, no? Sono realmente in buona fede. Altra cosa importante è che il data breach sempre, cioè questo accesso ai dati accidentale o comunque malintenzionato, porta alla distruzione, perdita o pubblicazione dei dati. Quindi qualcuno ci ruba i dati, li distrugge o li pubblica, quindi solo li copia e poi li pubblica. Un data breach ovviamente può avere origini molto molto diverse. Normalmente i data breach, molto spesso i data breach sono generati da quelli che vengono definiti come black hats, quindi sono il tipico hacker sostanzialmente questo, no? È la tipica persona che a volte per lavoro, ma più spesso per diletto, no? Si occupa di cercare di violare i sistemi delle aziende o di organismi pubblici in beneficio personale, normalmente a volte monetario, ma molto spesso anche proprio come sfida personale, no? Cioè, il mio unico beneficio realmente è poter dire che l'ho fatto, no? Normalmente sono persone molto molto capaci e che quando vulnerano un sistema non notificano la vulnerabilità del sistema. Ecco, in questo si differenziano da quelli che vengono definiti white hats, che sono gli hacker cosiddetti etici, no? Quindi gli hacker che cercano di violare un sistema, nel momento in cui ci riescono, lo notificano all'azienda o all'organismo per far sì che poi questa vulnerabilità venga sostanzialmente risolta, no? Un altro tipo di origine dei data breach è il crimine organizzato. Quindi questi in questo caso sì che lo fanno normalmente per un beneficio monetario
e cercano normalmente di accedere a informazioni privilegiate, no? Sia di aziende che di nuovo di organismi pubblici. Molto spesso queste persone non hanno realmente grandi conoscenze informatiche, quindi non hanno la capacità degli hacker di poter accedere ai sistemi e sono giustamente loro che spesso finanziano i black hats per poter accedere ai dati di altre aziende. Un altro tipo di origine che se ne parla sempre di più ultimamente, per esempio nelle elezioni degli Stati Uniti, no, con i dubbi che ci sono stati sul fatto che la Russia abbia in qualche modo influenzato i risultati delle elezioni, sono i governi nazionali, no, dove si cerca di ottenere un vantaggio politico competitivo. Pensate, se vi ricordate, qualche anno fa c'è stato un data breach ai sistemi di Sony, che si dice che sia stato fatto sostanzialmente dalla Corea del Nord, un po' come ritorsione a un film che stava producendo la Sony, proprio che in qualche modo ridicolizzava, no, la persona del dirigente, il presidente della Corea del Nord. E anche qua, in questo caso, i governi nazionali normalmente finanziano i black hats e spie. Ma tipicamente il pericolo più grande normalmente di data breach è sempre l'insider threat, quindi la persona all'interno dell'azienda che accede ai dati a cui non avrebbe dovuto poter accedere, no? E i motivi possono essere svariati: può essere magari un beneficio personale, quindi soldi o carriera, o un sabotaggio, magari un impiegato che non è contento, un dipendente che non è contento o che è stato licenziato e che approfitta delle sue conoscenze per poter accedere ai sistemi, no? A volte rubando proprietà intellettuali, a volte facendo frode, o a volte solo perché si può fare, per opportunità, no? Magari una persona che non ha questa intenzione di violare i sistemi informatici dell'azienda, no? Però, visto che lo può fare, magari lo fa, no? Spesso succede. Ma molto più spesso, e questa ultima categoria, sono quelli non intenzionali, che è la cosa molto più comune. Cioè il dipendente, che magari sta eseguendo le proprie funzioni normalmente, per errore magari cancella tutta una quantità di dati e per errore, no? Semplicemente non lo voleva fare, però in qualche modo commette un errore e cancella molti dati, no? Quindi questo succede molto spesso ed è un po' una delle cose più frequenti, no? Che vediamo. Quindi l'insider threat è la minaccia interna, quindi la minaccia a un'organizzazione che si genera da persone all'interno dell'organizzazione stessa, quindi dipendenti, ex dipendenti, consulenti e partner. Ovviamente gli insiders hanno spesso informazioni interne sulle pratiche di sicurezza, quindi sono molto pericolosi proprio perché sanno dove sono le informazioni critiche, le informazioni sensibili dell'azienda e come accedervi nella maggioranza dei casi. Molto spesso magari è addirittura nelle loro funzioni accedere a questi dati e quindi direttamente lo fanno in modo fraudolento o, come dicevo prima, per errore. Una cosa interessante dell'insider threat che le aziende non lo considerano come percezione, non lo considerano come un grande rischio, ma in realtà, quindi solo il 17% lo vedono come rischio e l'hanno notificato l'anno scorso. Ma in realtà nelle statistiche che abbiamo fornite dalla Cloud Security Alliance Survey, l'85% delle aziende l'hanno avuto nella realtà. Quindi la percezione del rischio dell'insider threat è molto più basso della realtà. Molto spesso le aziende, le persone con cui parliamo, sono molto più preoccupate dell'attacco esterno, quando poi in realtà la maggioranza dei data breach vengono dall'interno. E abbiamo anche una statistica elaborata dal Ponemon Institute che ci racconta un po' dei vari tipi di attacchi, quali sono quelli più frequenti, no? E quelli che generano più problemi e più un impatto monetario più alto, no? E numero uno, assolutamente numero uno, il malicious insider, quindi è la persona all'interno dell'azienda con intenti
diciamo, no, non buoni, no? Quindi malicious, adesso non mi viene la parola in italiano, però si capisce, no? Che cerca di fare un qualcosa in malafede, no? Quindi questo è il malicious insider. Vedete che è di gran lunga l'impatto più alto, molto più alto, per esempio, dei malware, che vedete, ha avuto un impatto molto più basso in questa statistica. E anche per quanto riguarda, se guardiamo questa statistica da un altro punto di vista, cioè dal tempo medio di risoluzione dell'attacco in giorni, vediamo che anche proprio l'insider in malafede che attacca il sistema in malafede, anche qua è al numero uno, perché è il tipo di attacco che ha bisogno di più giorni per essere risolto, perché tipicamente è molto difficile accorgersene, no? Perché ovviamente una persona interna magari normalmente è sempre accesa a quei dati, il fatto che li abbia copiati è abbastanza difficile da rendersene conto, no? Perché magari accede a questi dati ogni giorno, no? Quindi, insomma, è uno degli attacchi più pericolosi per le aziende e più frequenti. Chiediamoci, vista qual è la situazione del tipo di attacchi e dell'impatto che hanno sulle aziende, e vediamo al contrario, e quindi un po' in contraddizione con la situazione che abbiamo visto, dove viene realmente allocato il budget per quanto riguarda la sicurezza IT. Allora, se noi vediamo i sei livelli della sicurezza IT, vediamo che la stragrande maggioranza del budget viene ancora dedicato a quello che potrebbe essere il network layer e l'application layer, quindi i livelli più esterni di sicurezza IT. E questo sembra un po', diciamo, l'interpretazione, la giustificazione che potremmo dare a questo tipo di comportamento è che è un po' ereditato da com'era la situazione della sicurezza IT molti anni fa, no? Dove normalmente ci proteggiavamo a livello di rete, ma non c'era bisogno di un altro livello di sicurezza, probabilmente perché non era, gli attacchi di malware o gli attacchi di insiders non erano così frequenti, quindi non c'era molta consapevolezza, no? Nelle aziende di questi tipi di rischi, no? Quindi si sta un po' ereditando la situazione di come era qualche anno fa, le aziende continuano a allocare il budget in questo modo, quindi da questo punto di vista sono molto statiche, ma in realtà la sicurezza, la cyber security è cambiata completamente in questi ultimi anni, no? Vi rendete conto, era molto difficile solo 5 anni fa sentire di attacchi di ransomware, no? Il ransomware è un qualcosa che sta succedendo molto molto recentemente, no? O quello che è successo poco fa con il WannaCry, no? Sono cose che non si sentivano pochi anni fa. Quindi la sicurezza informatica è un settore in assoluta dinamica evoluzione che cambia ogni giorno, mentre quello che vediamo è che la reazione delle aziende, dei dipartimenti di informatica o di sicurezza informatica è molto più lenta. Un altro punto di vista, un altro aspetto che possiamo analizzare è quali sono i settori verticali che sono più a rischio di un data breach. Ovviamente chiunque, la prima cosa che si direbbe è il settore finanziario, no? Quindi banche, assicurazioni. E sì, è vero, perché ovviamente il settore finanziario è quello che ha dati probabilmente più sensibili e che magari può essere più interessante, no? Per un eventuale hacker, ma in realtà, come vedete, i data breach sono un po' distribuiti un po' in tutti i settori, no? E per esempio, vedete altri settori che sono molto molto attaccati da data breach. In questo caso questa statistica ci dice il percentuale di impiegati a cui è stata rubata perlomeno una password, no? E vedete che ci sono settori dove abbiamo una certa vulnerabilità, per esempio high tech, quindi aziende di informatica, una vulnerabilità molto alta da questo punto di vista. Detto questo, chiediamoci molto spesso quando parliamo con clienti, con aziende, ci si dice no, ah no, però non siamo quotati in borsa, no? Noi non siamo soggetti a una normativa di compliance molto stringente, perché non siamo quotati in borsa, no? Ma in realtà questo è molto relativo, cioè, innanzitutto
Tutte le aziende hanno dati sensibili, quindi possono essere dati su clienti, dati, informazioni commerciali sui prodotti, magari proprietà intellettuali, informazioni sui fornitori, dati finanziari e ovviamente questi dati devono essere protetti, cioè anche se non, l'azienda non è quotata in borsa, comunque il dato deve essere protetto, no? E quindi in questa situazione come si posiziona l'IBMI, no? E qual è la situazione dell'IBMI? Beh, innanzitutto, c'è da ricordare che i vettori delle minacce non dipendono tanto dal sistema, ma più che altro a come i sistemi power sono collegati e a cosa sono collegati. E questa è la chiave, no, per capire la vulnerabilità dei sistemi ai data breach. Spesso si dice, beh, i sistemi power sono sempre dentro il perimetro della nostra rete, quindi dentro il nostro firewall, quindi realmente non sono a rischio. Abbiamo visto prima che in realtà il rischio più forte di data breach è proprio la persona all'interno dell'azienda, che quindi è anche lei all'interno del perimetro. Quindi il rischio principale sappiamo che è l'insider threat e quindi ovviamente questa persona risiede all'interno del perimetro. Ma altra cosa che sentiamo molto spesso, perché dovremmo preoccuparci? Siamo su S400, no? Su IBMI. IBM stessa dice che IBMI è considerato uno dei sistemi più sicuri dell'industria, no? Quindi perché dovremmo preoccuparci? Intanto c'è da dire una cosa, che l'IBMI ha la reputazione di essere uno dei sistemi, non realmente dei sistemi più sicuri, ma uno dei sistemi che ben configurato può essere dei più sicuri del mercato. Ma non vuol dire che io l'accendo e funziona ed è assolutamente sicuro. Assolutamente no. Cioè in realtà, cercato di tradurre questo dall'inglese all'italiano, impossibile, quindi lo lascio in inglese, cioè in realtà il sistema non è tanto secure quanto securable, quindi può essere messo in sicurezza, ma non è sicuro out of the box. Perché non è sicuro out of the box? Perché lo vedremo nel corso di questa presentazione, ma in realtà adesso concentriamoci, cioè diciamo l'S400 ha una particolarità perché è molto molto diverso dalle altre piattaforme. Cioè, le altre piattaforme come possono essere Windows, Unix e Linux sono più simili tra di loro, mentre l'S400 è un sistema che è nato in un modo completamente diverso e ha un po' un'idea preconcetta. E che è un sistema inerentemente sicuro, no? Questo in realtà non è completamente vero e viene un po' dal passato, no? Perché gli S400, quando sono stati creati, erano sistemi che erano sostanzialmente isolati dal resto del mondo. Erano sistemi, l'azienda avevano un sistema S400, tutti i clienti, i client, non i client, diciamo, i dipendenti si collegavano con DAN terminals, quindi realmente non avevano neanche un PC per elaborare i dati e quindi ovviamente la sicurezza era massima perché eravamo completamente isolati, no? Dal resto del mondo. Ma questo non è più così oggi, no? Oggi la S400 è collegato a internet, è collegato a tantissime applicazioni che scambiano dati, ha dei file, ha un IFS, quindi Integrated File System, dove risiedono file anche di Windows, quindi in formato Windows, e quindi è molto più vulnerabile. Quindi il discorso che è un sistema sicuro inerentemente non è più valido, quindi è un sistema anche lui vulnerabile, però è vulnerabile un po' in un modo diverso. Quindi vedete qua delle varie possibili vulnerabilità del sistema, vedete che l'S400 è molto più vulnerabile a utenti o accessi non autorizzati, mentre per esempio nel mondo più open le vulnerabilità più forti sono le gestioni delle patch, delle nuove versioni. E per quanto riguarda invece i virus, l'S400 è più o meno vulnerabile a seconda dell'utilizzo dell'IFS. Quindi se noi nell'S400 abbiamo un IFS, avremo oggetti Windows e quindi sarà esattamente tanto vulnerabile come un sistema Windows. E quindi, allora, questa è la situazione.
Qual è la situazione reale però delle aziende, no? Come si stanno comportando le aziende oggigiorno, no? E se avete assistito alla presentazione, al webinar precedente di un paio di mesi fa, abbiamo presentato lo studio sulla sicurezza IBMI, che è uno studio annuale che viene redatto dal Systems utilizzando dati recuperati da scan, da scansioni di sicurezza che facciamo sui sistemi delle aziende che lavorano con noi, dei nostri clienti e che autorizzano ovviamente, che vogliono, che desiderano condividere i loro dati in modo anonimo. Allora, tutte queste aziende che desiderano condividere i dati in modo anonimo e che hanno eseguito il security scan e poi partecipano in questo studio e quindi i dati vengono analizzati poi in questo studio. E lo studio l'abbiamo già presentato, come dicevo, nella presentazione precedente, se volete rivederla la potete trovare nella web di Health Systems. E comunque quello che prendiamo alcuni dei dati più interessanti, no? Intanto uno dei dati interessanti per vedere il livello della sicurezza dei sistemi IBMI nel mercato è il sistema security, il livello di sicurezza, no? Quindi il security level del sistema. E vediamo che la stragrande maggioranza dei sistemi hanno livello 40-50, che è quello che viene raccomandato dagli auditors e in generale dalle normative sulla compliance. Però vediamo che c'è un numero importante di sistemi che comunque è a livello sicurezza e security level di 20 o 30, no? E quindi, chiaro, a questo livello il sistema è molto molto vulnerabile, ovviamente. Un'altra cosa interessante è l'audit journal dell'IBMI che normalmente è spento, quindi quando voi ricevete un IBMI nuovo, l'audit journal è spento ed è inattivo. Quello che vediamo in realtà come risultato è che la stragrande maggioranza delle aziende l'hanno acceso. E questo è sufficiente per poter realmente contrarrestare problemi di sicurezza? In realtà no, perché molto spesso i server auditati vengono auditati, hanno l'audit journal attivo, ma poi in realtà gli eventi non vengono auditati. Cioè, abbiamo molte, molte aziende, l'ho visto in questo studio, ci sono proprio i dati dettagliati, che hanno magari l'audit journal acceso, ma non stanno logando i dati. O se li stanno logando, non stanno logando i dati realmente necessari, quindi stanno logando magari alcuni dati, ma altri no. O sì che li stanno logando, ma li cancellano troppo presto. In realtà quello che stiamo vedendo è che la maggioranza dei clienti che hanno l'audit journal attivo è più che altro più per fini di alta disponibilità che realmente per un auditing della sicurezza. Un'altra grande vulnerabilità dell'IBMI è le configurazioni degli utenti e in particolare gli utenti che hanno privilegi speciali da amministratori, come questi privilegi speciali, non so, all object, security admin, il controllo degli spool di stampa, job CTL, che è un privilegio che permette di eseguire qualunque tipo o di eseguire o di fermare qualunque tipo di job e così via. E vediamo che la stragrande maggioranza delle aziende ha di media un numero molto alto di utenti che hanno privilegi speciali attivi. E questo è molto pericoloso perché se vi ricordate prima dicevamo che gli insider threat è il rischio, la vulnerabilità più grande delle aziende, stiamo parlando che la maggioranza delle aziende di media hanno un numero altissimo di utenti che possono fare cose molto gravi nel sistema, quindi avere accesso a tutti gli oggetti, quindi a qualunque file sul sistema, o avere accesso a tutti i comandi, o avere accesso a tutti gli spool di stampa. Un'altra cosa interessante da vedere è quanto i sistemi sono accessibili dall'esterno, no? Quando l'AS400 ha cominciato ad aprirsi al mondo, quindi ha cominciato ad aprire porti per poter interfacciarsi con protocolli web, FTP e così via, o DBC, IBM quello che ha fatto ha aperto questi porti sull'AS400, ma ha dato la possibilità di configurare exit point, cioè di configurare dei programmi che permettono di proteggere questo porto, no? Quindi di dire questa persona può entrare in questa ora, in queste condizioni, da questo IP, quest'altra persona no, o da questo device non si può entrare e così via, no?
E quante aziende pensate che abbiano uno o più exit point presenti nel loro sistema, quindi di porti protetti nel loro sistema, uno o più? 66%. Ok, buono, però il 34% delle aziende, vuol dire che il 34% delle aziende non hanno nessun exit point protetto, che ovviamente è una vulnerabilità molto molto importante. Questo è più per gli attacchi esterni, no? E quindi questa è la situazione. E cosa si può fare in questa situazione, no? Per proteggere l'S400? Allora, innanzitutto una cosa che va detta è che non si può pensare alla sicurezza solo perché dobbiamo essere conformi a un certo regolamento o a una certa legge. In realtà la sicurezza viene prima, cioè la sicurezza è uno stato e la compliance è il riconoscimento di questo stato. Quindi normalmente l'obiettivo principale delle aziende è avere i propri sistemi sicuri. Poi, ovviamente, se ho i miei sistemi sicuri e il mio obiettivo è far sì di non essere vulnerabile agli attacchi o agli insider threat o agli attacchi esterni, qualunque tipo di attacco possiamo pensare, ovviamente saremo anche compliant, no? Quindi saremo anche conformi alla PCI o alla GDPR, eccetera, perché il nostro sistema è sicuro, no? Non dobbiamo fare il contrario, non dobbiamo dire no, 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 io devo essere compliant alla PCI, quindi faccio solo e esclusivamente quello che mi dice di fare la PCI. No, in realtà la sicurezza non è un discorso di prendere una checklist di un auditor, no? E cercare di fare le cose che ci dice l'auditor che dobbiamo fare, ma è realmente una visione di insieme, cioè quindi va vista come un insieme. Ovviamente non è un qualcosa che si fa in una notte, no? Non è un qualcosa che c'è una bacchetta magica, il tool fantastico che le installa e da quel momento il mio sistema è sicuro. No, è un processo, eh? I sistemi non sono diventati insicuri in una notte, probabilmente sono diventati insicuri anno dopo anno, perché magari molti anni fa avevate un'applicazione che aveva la sicurezza solo a livello di menu, continuate a usare questa applicazione, quindi alla fine la sicurezza continua a essere a livello di menu, però nel frattempo si sono aperte altre porte nel vostro sistema e quindi il sistema mano a mano è diventato insicuro. E ovviamente per poterlo rendere sicuro non si può fare in un momento, quindi non esistono tool nel mercato e nessuno può dire di avere un tool che si installa e automaticamente l'S400 è sicuro. Quindi, come dicevo, la sicurezza è un processo ed è un processo continuo, non è un processo che lo faccio, metto il check nella checkbox e me ne dimentico. No, e bisogna iniziare soprattutto dall'appoggio del management, quindi il management deve essere coinvolto dall'inizio e deve essere uno sponsor dell'iniziativa, non possiamo non avere l'appoggio del management, e vanno determinati gli obiettivi di business e le possibili difficoltà, quindi quali sono le applicazioni che stiamo usando, che tipo di limitazioni possono avere per poter configurare il sistema in modo più sicuro, e formalizzare i risultati, fare un assessment, formalizzare i risultati di questo assessment e di modo che siano chiari all'interno dell'azienda, quindi, e poi per poterli mantenere, perché ovviamente molto spesso dice no, facciamo così, 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 poi se non si formalizza nessuno sa esattamente come mantenerlo, no? Poi rivedere i vari controlli per ogni tipo di sistema operativo e se necessario utilizzare dei tool. E poi ripetere, perché probabilmente non tutto verrà fatto subito, quindi potremo fare una parte delle cose e poi prendere il tornare indietro e rilanciare il progetto di modo che sia un processo continuo, no? Perché magari quando abbiamo finito questo primo progetto ci saranno altri tipi di minacce o altre cose che non si stanno vedendo oggigiorno, no? Un po' come qualche anno fa nessuno avrebbe pensato alla possibilità di un ransomware. E co altra cosa molto importante è che la sicurezza sia un qualcosa di condiviso all'interno dell'azienda, quindi che utenti e amministratori possano comunicare le loro preoccupazioni, i loro problemi, cioè di non, molto spesso vediamo che magari IT non dice certe cose perché ha paura in qualche modo di essere vista come responsabile, no? Di un certo problema di sicurezza, ma in realtà la cosa migliore è sapere qual è la realtà e che qualunque persona si renda conto di una possibile vulnerabilità lo possa dire, perché è l'unico modo per mantenere i sistemi realmente sicuri.
Una cosa interessante, molto spesso, no? I progetti di sicurezza sono a volte difficili da giustificare, no? Immagino che tutti voi abbiate avuto problemi, no? Nel giustificare progetti di sicurezza perché è un investimento, poi si chiedono, sì, ma qual è il ROI di questo investimento? È molto interessante questa frase, no? Che il giorno prima di un breach il ROI è zero, perché ovviamente non c'è nessun calcolo di return of investment che si possa fare su un investimento di sicurezza, ma il giorno dopo il data breach il ROI è infinito, no? Perché i danni provocati da un data breach, sia a livello economico che a livello di mancanza di operatività dell'azienda e a livello di immagine, è elevatissimo. Una cosa interessante è che oggi la sicurezza informatica è al centro dell'attenzione, quindi è il buon momento, cioè con tutto quello che sta succedendo, con quello che è successo poche settimane fa, no? Con il WannaCry, la sicurezza IT è al centro dell'attenzione, quindi è molto più semplice, stiamo vedendo per le aziende, poter investire in sicurezza perché c'è una consapevolezza, proprio come dicevamo prima, no? Da parte del management e da parte di tutti i dipartimenti dell'azienda di rendere i sistemi sicuri, no? E quindi questo momento deve essere utilizzato come un'opportunità per risolvere problemi magari che abbiamo da tempo, no? Ci sono molte aziende che incontriamo e che dicono no, sono anni e anni e anni che ho problemi, che so di avere dei sistemi vulnerabili ma non riesco a trovare il tempo, a trovare le risorse per poterlo risolvere. Ecco, adesso questo è il momento proprio per approfittare della situazione e poter risolvere questi problemi che si trascinano da anni. E, come dicevamo prima, fondamentale coinvolgere il management, adesso avrà molta più consapevolezza di prima e una cosa importante è non cadere nella cosiddetta breach fatigue, no? Che è un po' come dire, vabbè, tanto è impossibile essere completamente sicuri e siccome è impossibile essere completamente sicuri, concentriamoci nel risolvere i problemi una volta che un data breach si verifica, piuttosto che cercare di contrastarlo da subito, no? Perché tanto comunque non ce la faremo, è impossibile avere la sicurezza al 100%. E questo è vero che è impossibile avere la sicurezza al 100%, nessun sistema sarà mai completamente sicuro. E se lo dicessi non avrei credibilità, no? Perché avete visto, sono stati violati i sistemi di tantissime aziende che si pensavano super sicure, no? Ma in realtà nella sicurezza non si tratta tanto di avere un sistema invulnerabile. Si tratta più che altro di avere un sistema che sia meno vulnerabile degli altri, cioè di non essere l'azienda con il sistema più vulnerabile, no? Un po' come una frase che si usa molto negli Stati Uniti, no? Che non si può mai correre più veloce di un orso, no? Però si può correre più veloce delle altre persone che sono con noi, di modo che l'orso non prenda noi, no? Quindi un po' nella sicurezza è lo stesso discorso, no? Non vogliamo essere l'azienda più vulnerabile, vogliamo per essere un obiettivo facile, no? Quindi è importante lavorare. Qualunque cosa si faccia è comunque importante. E quindi quali sono le cose più importanti da fare per evitare data breach? Intanto, punto 1, controllare gli utenti con autorizzazioni speciali. Questa è una delle cose più importanti. Avete visto che i data breach più tipici e più frequenti e con maggior impatto nelle aziende sono gli insider threat, quindi quello che dobbiamo fare assolutamente è controllare tutti gli utenti con autorizzazioni speciali sui dati di produzione, sapere esattamente cosa fanno. Cosa stanno facendo, che tipo di privilegi hanno, se è giusto che abbiano questi privilegi. Normalmente gli amministratori non dovrebbero lavorare con privilegi speciali tutto il giorno, dovrebbero utilizzarli solo quando fanno operazioni che richiedono questi privilegi speciali e quando utilizzano questi privilegi speciali dovrebbero essere auditati. Quindi limitare l'utilizzo di profili con autorizzazioni speciali, quindi queste sono due cose fondamentali. E altra cosa importante da ricordare è che sicurezza e compliance non sono la stessa cosa e che la S400 di per sé non è
un sistema sicuro, perché viene per esempio con una configurazione di default che permette di fare qualunque cosa, eccetto le cose che vengono specificatamente proibite, no? Mentre in realtà per avere un sistema sicuro dovremmo avere una configurazione esattamente al contrario, no? Quindi non permettere niente, eccetto le cose che vengano specificatamente permesse. Altra cosa importante da considerare che i tool di L-Systems o di altre aziende che sviluppano tool di sicurezza non sono la panacea, cioè devono essere messi insieme al sistema operativo, quindi la protezione può essere fatta a livello di sistema operativo e i tool devono avere un ruolo complementare, magari per rendere questa protezione più semplice da fare, più semplice da documentare, più semplice da scoprire se non c'è, ma non la sicurezza reale viene poi dal sistema operativo. E quello che dicevamo prima è che il rischio può essere ridotto, ma mai completamente eliminato. Quindi ricordatevi del discorso dell'orso. E quindi cosa si può fare? Cosa possiamo fare così un po' come call to action di questo webinar, di cose che si possono fare velocemente e che possono creare grandi benefici, no? E ovviamente definire un budget di sicurezza per HDMI, così come fanno tutte le altre aziende con Windows, X e Linux, quindi non pensare che l'HDMI di per se stesso è sicuro. E migliorare l'efficienza dei team di IT e di sicurezza che spesso hanno poco personale o non conoscono molto la piattaforma, no? E comunque qualunque cosa venga fatta è sempre il 100% meglio di non fare niente. Parlando di tool, come vi dicevo, Health Systems ha un insieme di tool vari su vari settori, quindi su varie piattaforme. Dicevamo prima che Health Systems ha soluzioni di automazione dei processi su qualunque tipo di piattaforma, scheduler, soluzioni di managed file transfer, soluzioni di monitoring per infrastruttura, AS400, servizi interattivi, servizi online e processi di business. Ma anche un insieme di tool molto molto completo di sicurezza su S400 e su altre piattaforme, che vedete va un po' trasversalmente su tutte le possibili aree della cyber security, partendo dall'assessment di vulnerabilità e fino alla prevenzione di intrusioni, compliance reporting e così via. Vedete che realmente le soluzioni sono molte e coprono praticamente tutti i settori della cyber security. E abbiamo molti prodotti in realtà, ma normalmente quello che noi facciamo quando parliamo con un cliente è partire dal Security Scan, che è sostanzialmente un programmino molto piccolino che si installa su Windows, si collega all'AS400, esegue certe operazioni sull'AS400, recupera dei dati, si cancella dall'AS400 e genera un report HTML o PDF dove ci dice qual è lo stato della sicurezza del nostro AS400. E ovviamente il report è un report che viene generato per voi. E poi anche qui la generazione del report è gratuita, ma anche i nostri partner gratuitamente vi possono aiutare ad interpretare questo report. Quindi il report viene generato, voi ce l'avete e potete utilizzarlo come volete. Se volete, in aggiunta potete chiedere ai nostri partner di interpretarlo, di aiutarvi a interpretarlo, no? E vedete che il report ha varie aree dove analizza la sicurezza, dal network access, public authority, user security, system auditing e administration privileges. Queste sono le 6 aree dove viene analizzato il sistema e poi da lì voi sapete quali sono le aree più vulnerabili e potete decidere come partire, no? Come dicevo, il tool è completamente gratuito e poi se volete potete inviare i dati Health Systems in modo anonimo e assolutamente volontario,
e di modo che partecipino nel survey dell'anno prossimo sulla sicurezza dell'AS400, quello in cui vi ho presentato alcuni dei risultati dell'anno scorso. Ok, adesso se volete fare qualche domanda utilizzate pure la finestra di chat per poter fare le domande e comunque in ogni caso se vi ringrazio per la vostra partecipazione e solo volevo ricordarvi che se volete approfondire il discorso la sicurezza su S400, se andate nella Web Dev Systems avrete una marea di materiali informativi, ovviamente di informazioni sui nostri prodotti, ma non solo, quindi proprio informazioni in generale. E sullo stato della sicurezza su S400, quindi white paper, articoli tecnici, video, formazioni proprio su spiegarvi i concetti importanti della sicurezza su S400. E qui potete anche richiedere un security scan gratuito. Vedete, per farvi un esempio del materiale che abbiamo nel nostro website, vedete che questa è una selezione dei white paper che abbiamo sulla sicurezza, che sono proprio, spiegano proprio alcuni dei concetti più importanti, no, della sicurezza, quindi per esempio i malware, come possono attaccare i malware, i server IBM iX o Linux, e prevenire le intrusioni sui sistemi IBM e così via, no? Quindi creare una politica di sicurezza, consigli su come creare una politica di sicurezza, come essere compatibili con IPA e PCI e così via. Insomma, vedrete che c'è realmente tantissimo materiale che vi può essere utile. Molte grazie per aver partecipato a questo webinar e rimanete in contatto con noi perché faremo questi webinar in modo periodico, il prossimo sarà a settembre, ma nel frattempo, durante l'estate, vi manderemo, chi vorrà si potrà iscrivere a un corso gratuito di formazione sulla sicurezza S400 e poterlo fare in modo remoto da casa o direttamente dalla spiaggia. Saluti a tutti, grazie.